Ciao, rieccoci qua, ancora questa settimana. Allora, ho visto qualche commento, grazie, vedremo di fare per le prossime volte qualche altro esercizio diverso. Allora, oggi come abbiamo detto continuiamo a lavorare con la nostra maglietta d'allenamento. Quello che useremo oggi sarà una manica, il girocollo e l'elastico più grande. Ok, scusate che c'era un problema alla batteria. Allora, iniziamo con la manica. Come abbiamo detto, ragazzi, oggi faremo 4 esercizi per le gambe soprattutto. Primo esercizio. La tecnica sempre le trovate voi, quelle più adatte, non importa. Ok, manica, le infiliamo fino al ginocchio. Ok, e via. Posso alternare una gamba prima e poi l'altra, fino al ginocchio e poi via. Ovviamente stiamo prendendo l'elastico più stretto che abbiamo, simulando diciamo un po' la calza. Ok, fino al ginocchio e poi via. Ok, alternato, sono 10-10, o altrimenti faccio 10 su una gamba, ok, e 10 sull'altra. Non è detto che tutti possano incrociare così, posso anche venire giù e farlo qui. Lo tolgo, ok, riposo un po' la schiena e vado con l'altro. Fino qui, e poi lo tolgo. Ok, l'importante è che fate 10 da una parte e 10 dall'altra. La strategia non è importante, l'importante è riuscirci. Ok, secondo esercizio. In questo caso prendiamo l'elastico un pochino più grande che quello girocollo. Ok? Molto simile. Infilo una gamba. In questo caso non arrivo fino al ginocchio, ma arrivo fino alla coscia. Ok? L'elastico deve arrivare bene all'inguine, bene qua alla coscia, e devo eventualmente anche spostare il baricentro del corpo per arrivare bene in fondo. Dopodiché lo tolgo. Anche qui posso fare 10 volte una gamba, 10 volte l'altra. Ho alternato, ok, una e l'altra. Ripeto, deve arrivare bene all'interno coscia, all'inguine, e anche bene qua dietro. Mi sposto e arrivo bene. E lo tolgo. Ok, faccio ancora vedere una volta con una tecnica diversa. Posso cominciare da qui, per poi abbassare la gamba e andare là, sposto il baricentro del corpo, posso appoggiarmi, è meglio, poi lo tolgo e via dicendo dall'altra parte. Questo era l'esercizio numero 2. Ora ci prenderemo l'elastico, quello più grande in assoluto, ok? Con questo infilo una gamba, altra gamba, senza alzarmi dalla sedia. Ok, così siamo in completa sicurezza. Questo elastico deve arrivare al bacino, per cui da una parte, dall'altra, da una parte, dall'altra, fin quando arriva qua. Ok, una volta arrivata lì, di nuovo deve uscire dalle gambe, prima da una parte, poi dall'altra, un pochino ancora di qua, un pochino ancora di là, e via, tutti e due. Ok? Riproviamo con tecniche diverse. In questo caso posso alzare una gamba, passo, alzo l'altra gamba, passo, e di nuovo qui, vera, da una parte all'altra, da una parte all'altra fino al bacino. Ok? Non posso fermarmi a metà. Ancora una volta e via. Bene, questo era il terzo esercizio. Il quarto invece metteremo insieme un po' l'esercizio quest'ultimo di oggi, ma anche quello penultimo della volta scorsa. Ok? Per cui in questo caso iniziamo con questo, infilo le braccia, anche la testa, arrivo fino al bacino ed esce dai piedi. Ok? Di nuovo, dalla testa ai piedi, un po' come il primo esercizio, il primo allenamento che abbiamo fatto che si chiamava la testa in piedi, ecco perché adesso li mettiamo in pratica insieme anche a una manualità fine. Questo possiamo anche farlo al contrario, quindi dai piedi alla testa, ok? E andiamo su,
o dalla testa ai piedi. Ok? Allora, tenetevi bene questa maglietta d'allenamento che, come vedete, serve tantissimo. Ancora una volta vi chiedo di lasciare un commento qua sotto, aiutarci noi a capire qual è la difficoltà che avete, cosa vi può servire di più, se vi piacciono gli allenamenti o no, condivideteli con tutti quelli che volete. Ok? Allora, sono 4 gli esercizi di oggi, sono 10 ripetizioni per ognuno, destra e sinistra, ok? E ripetetelo tutte le volte che volete. Ciao ragazzi, buon allenamento!